Pranzo, capoccio rossonere, ben ritrovati in questo nuovo video. Ragazzi, come potete vedere dalla maglia che indosso oggi, si ritorna a giocare in questo turno infrasettimanale, quindi mi raccomando, cominciate già da adesso ad indossare a casa le vostre magliettine perché alle 18 si ricomincia a tifare. Ma detto questo, ragazzi, prima di cominciare, non dimenticate la formuletta che rimane sempre la stessa. Condividete il video con i vostri amici, mettete like, commentate con vostre opinioni in merito alla partita, non per dare a me consigli e in qualche modo far migliorare la qualità dei video, il canale. Insomma, sono tutto orecchie per voi e ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati con i futuri contenuti della vostra capoccia del cuore. Allora, ragazzi, partita di oggi. Sinceramente non temo il Sassuolo come temevo l'Udinese, come potevo temere l'Atalanta. Non temo il Sassuolo perché è una squadra che da un punto di vista fisico non ha una media, non ha grandi colpitori di testa o una media altezza elevata, tale per cui può creare in me qualche timore come l'Udinese, formazione che ci ha sempre messo in difficoltà, come l'Atalanta per il suo gioco e così via, ma in questa partita, nella partita di oggi, temo una cosa. Ebbene sì, la capoccia. Non temo il mio canale YouTube, ragazzi, ma temo la testa dei giocatori. Temo come negli anni passati, quando noi avevamo una settimana da aspettare, una settimana che ci doveva condurre al derby con un turno infrasettimanale, puntualmente avevamo la testa al derby e ci dimenticavamo di scendere in campo contro la squadra che affrontavamo a metà settimana. È successo l'anno scorso con lo Spezia, è risuccesso sempre con lo Spezia 2 anni fa. Per sbloccarvi un ricordo, è successo 10 anni fa, 11 anni fa, nel Milan degli Invincibili, Ibra, Robinho, chi ferma questo Milan, pim pum pam, il Cesena 2-0 con Giaccherini prima del derby di fine settimana. Ragazzi, purtroppo temo questa partita da un punto di vista mentale e la temo anche perché le novità di turno avverseranno tante. Purtroppo, o per fortuna, in base a come la vedete, si gioca ogni 3 giorni, quindi il mister dovrà cambiare tanto e le novità sono veramente, ma veramente corpose. Partendo dalla porta, abbiamo ovviamente l'intoccabile Maignan, che nessuno lo tolga dai pali perché è la nostra sicurezza. Da sinistra a destra giocherà Theo Hernandez, giocherà Tomori e accanto a Tomori, prima grande novità, ritorna il principe azzurro Kjær. Dopo quel maledetto infortunio di novembre, ritorna a dirigere la difesa e alla sua destra, come terzino destro, Florenzi al posto di Calabria. Ora, sono giocatori affidabili, l'incognita magari può essere rappresentata da Kjær, perché torna dopo un lungo infortunio, ma non ho dubbi sulle qualità del ragazzo che tornerà più forte di prima. La mia paura è impostare la difesa con Kjær, perché cambia tutto. Perché se quando gioca Kalulu, Tomori gioca d'anticipo e se sbaglia l'intervento Tomori, cazzo mene, perché c'è Kalulu che ha 99 di velocità, il giocatore più buggato del mondo e ti recupera tutto e tutti. Con Kjær le cose si invertiranno, secondo me. A Kjær verrà dato l'anticipo. Se Kjær sbaglierà l'anticipo, Tomori dovrà cambiare completamente modo di giocare nuovamente, perché dovrà essere lui quello attendista, quello che in caso di errore di Kjær andrà a recuperare. Su Florenzi non nutro particolari perplessità, un giocatore che reputo molto affidabile, magari in difesa non è Calabria, ma ci darà tantissimo per quanto riguarda i cross. A centrocampo, ennesima novità, accanto a Bennacer, confermatissimo il nostro Ismaillino, faro del centrocampo di questo inizio di stagione, giocherà Popega e sono molto curioso di vederlo giocare perché, ragazzi, nella precedente partita, quando è entrato in campo, il mister ha schierato subito il 4-3-3 per metterlo più a suo agio e rischiare di meno contro il Bologna. Quest'oggi giocherà a mediano, ovviamente, ragazzi, concedetegli qualche errore, ci vuole tempo per passare da mezzala a mediano, lo ha dimostrato Bennacer, lo ha dimostrato Tonali, lo dimostrerà sicuramente lui, ci vuole un bel po' di apprendistato, però non ho dubbi sulle qualità del ragazzo e che nel lungo periodo possa fare bene. Come trittico dietro la punta, ragazzi, purtroppo non ci saranno né Origi né Rebic infortunati e quindi giocherà a sinistra, farà gli straordinari Leao, speriamo possa ritimbrare il cartellino nuovamente. Dietro le punte riposerà il nostro principino belga, giocherà Brahim Diaz, speriamo in una sua ottima prestazione che possa fare
dare fiducia a questo giocatore. Sulla destra Pioli mi ascolta e rimette finalmente in campo dal primo minuto la nostra Salamandra, il nostro Salamacco, chiamiamolo in tutti i modi, ma non col suo vero nome, che dovrebbe pronunciarsi Selmeker. Per quanto riguarda l'attacco, Giroud costretto agli straordinari. Il nostro Giroud che dopo la partita col Bologna, dopo il bellissimo gol in volée, ha detto due cose: ho fatto un gran gol e sono stanco morto. Ebbene sì, Giroud mi sa che dovrei fare molti straordinari perché non abbiamo praticamente nessuno come riserva se non il buon Lazzetic, che a me personalmente piace molto, ma ancora non viene visto pronto per andare a giocare dal primo minuto o comunque magari offrire una valida sostituzione a partita in corso. Niente ragazzi, l'analisi è finita, non temo nulla, come ho detto già nel video, se non nella nostra testa. Mi raccomando ragazzi, rimanete sintonizzati, forse farò uno short prepartita se cambierà qualcosa, se ci saranno importanti novità. Come ho detto all'inizio video, la maglietta va indossata ora, oggi stesso. Sudate con questa maglietta, anche se ci sono 50 gradi, ragazzi, perché questa sera la nostra squadra ha bisogno di noi. Tifate, rimanete sintonizzati al canale e ci vediamo prossimamente con un nuovo video.